bianconeri doppiano il risultato ottenuto a Rende, con un pareggio a reti inviolate malgrado le numerose occasioni capitate sui piedi degli attaccanti zebrati. Rispetto alla gara della scorsa settimana, la battipagliese ha messo in mostra una buona condizione atletica ed interessanti trame di gioco. Per l'attacco l'allenatore bianconero squillante ha scelto Dirna, per il resto stesso 11 visto in campo a Rende. I bianconeri mostrano per la prima volta la seconda divisa, maglie gialle e pantaloncini verdi in stile brasiliano. Agli uomini di Mister Squillante manca la precisione sotto porta. Lo dimostra Longobardi, spedendo alle stelle, ad un metro dalla porta, un servizio al bacio di Odierna. A fine primo tempo un'occasione per parte con Bugatti e Scotto, complice una gestione della gara piuttosto confusa da parte dell'arbitro. La partita si fa più nervosa nella ripresa. Ne fa le spese l'allenatore della battipagliese, Squillante, allontanato dalla panchina per proteste. Longobardi è ancora grande protagonista, sparando alle stelle completamente solo dinanzi al portiere. Gli ospiti trovano coraggio e vanno vicini per due volte al vantaggio con Gallon. Botta ci prova dalla distanza. I bianconeri perdono Leone, espulso per doppia ammonizione. I calabresi in vantaggio numerico si gettano in avanti a caccia del gran colpo, ma il portiere De Marino conferma le sue doti sulla Vrendi, De Marco e Gallon,